Buongiorno, sono Giuseppe Riggio della redazione di aggiornamenti sociali, la rivista dei Gesuiti che ha sede a Milano. Mi è stato chiesto in particolare di affrontare come tema la questione del legame che può esistere tra l'Agenda 2030 e l'enciclica del Papa Francesco, la Laudato Si. Entrambi questi documenti sono usciti nello stesso anno, nel 2015, 5 anni fa. Hanno evidentemente un iter di realizzazione molto distinto, perché vengono da un background di esperienze, di riflessione che non è comune. L'Agenda 2030, come sappiamo, è questo documento delle Nazioni Unite che ha individuato tutta una serie di obiettivi da conseguire entro l'anno 2030 su temi molto svariati perché la qualità della vita in tutto il mondo possa essere migliorata. Invece la Laudato Si è un'enciclica del Papa che fu pubblicata anche in occasione di quello che è stato un importante vertice sul tema ambientale a Parigi nel 2015 per affrontare questo tema della cura della casa comune. Questa è la bella formula che Papa Francesco utilizza per introdurre una riflessione che è sì sulla questione ambientale, ma collocandola in una prospettiva ben più ampia. Questo aspetto è in effetti l'elemento che accomuna questi due documenti. Entrambi partono da una lettura della realtà. La lettura della realtà è quella di riconoscere che vi sono grandi tematiche estremamente complesse che attraversano tutto il pianeta e che costituiscono delle vere e proprie sfide, dalla questione della povertà, della fame, dell'educazione, dell'accesso alla salute, alla questione ambientale. Tematiche complesse che l'Agenda 2030 e l'enciclica del Papa, la Laudato Si, con una singolare convergenza di lettura come e di analisi, ritengono che non possano più essere lette e affrontate facendo ricorso soltanto al contributo degli specialisti. Viene riconosciuta che la complessità ci chiama a prendere atto che tutte queste realtà sono tra di loro estremamente vincolate, sono, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, in connessione, tutto è connesso. Se il tema della povertà va affrontato, questo richiede di mettere in gioco tutta una serie di saperi, tutta una serie di competenze che non possono essere limitate soltanto a quelle dei tecnici. Questo non significa svalutare o sminuire l'apporto di chi ha una preparazione e una conoscenza tecnica, solo che questo significa che l'umano e tutte le sue sfaccettature e le esperienze anche delle sfide che l'uomo deve affrontare non possono essere risolte senza chiamare in causa dei saperi e delle discipline molto ampie, molto diversificate. Tutto è connesso, quindi implica questo contributo che può venire da soggetti differenti per affrontare e risolvere grandi sfide. Da questa lettura che rappresenta un passo di novità non da poco nel modo in cui affrontiamo le grandi sfide dell'umanità, derivano delle conseguenze. Mi piace sottolinearne tre. La prima la sintetizzo con la parola responsabilità. È vero che ci troviamo di fronte a delle sfide enormi, ma queste sfide enormi non possono essere pensate come un problema solo dei governi o delle organizzazioni internazionali o dei soggetti che appartengono a quella sfera delle grandi multinazionali o delle grandi realtà globali. Questi problemi che ho menzionato prima, per fare soltanto alcuni esempi, in realtà chiamano in causa la responsabilità di tutti, perché non possono essere risolti soltanto con l'azione di alcuni. Se tutto è connesso, questo significa che tutti siamo chiamati a dare un contributo e questa poi è la bella notizia. Il contributo di ciascuno non è irrilevante, per quanto possa essere ritenuto piccolo. Il contributo di ciascuno costituisce effettivamente un fattore di cambiamento, un fattore di progresso. Non è un caso che nella Laudato Si Papa Francesco, oltre a parlare ai governi, oltre a parlare al mondo della scienza, al mondo dell'impresa, si rivolge direttamente a ciascuno di noi con esempi concreti
dall'esempio di essere attenti alla gestione dei rifiuti, oppure da quanto cibo viene preparato, o all'utilizzo degli impianti di climatizzazione o di riscaldamento, per mettere in evidenza come questi gesti della nostra quotidianità, se vengono compiuti facendo attenzione al loro senso, alle loro ripercussioni, possono diventare gesti rivoluzionari. In che senso rivoluzionari? Capaci di cambiare l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di questi problemi e della gestione delle risorse che ciascuno di noi quotidianamente realizza. La buona notizia è proprio questa, quindi, che questi gesti nella loro semplicità permettono di poter esprimere un'adesione e una concreta azione per un cambiamento, e nello stesso tempo, se si sommano, e dando l'effetto moltiplicatore della testimonianza, con gesti di altre persone e con un'azione concreta da parte della società civile, da parte delle istituzioni nazionali e internazionali, ecco che si realizza una massa critica capace effettivamente di invertire quella che può essere una tendenza che va nel segno di un spreco delle risorse, ma anche in una crescita delle diseguaglianze e nel sfruttamento dei più deboli. Questo è quindi un primo punto che deriva dal riconoscere che tutto è connesso. Un secondo punto possiamo sintetizzarlo con la parola politica. Se tutto è connesso significa che vi deve essere qualcuno che riprende in mano la visione generale, che è capace di tracciare delle linee per il futuro, avendo cura di tutti gli aspetti che sono in gioco. E questo è il compito di chi è chiamato a svolgere un ruolo politico. Ed è un aspetto forte che restituisce anche dignità a chi si trova a svolgere questo ruolo ai vari livelli, da quello locale a quello più via via crescendo, nazionale o internazionale. L'attenzione sulla politica che viene sottolineata dall'Agenda 2030 e dalla Laudato Si' si traduce anche quindi in un restituire a chi ha questo ruolo anche il senso della propria funzione, che è quello di mettere in campo scelte che non siano dettate dall'urgenza, dall'emergenza o dal catturare, in un modo anche demagogico, quello che può essere il favore istantaneo di chi è chiamato a votare, ma in realtà pensare nell'oggi quelle che possono essere le ragioni che inducono a compiere delle scelte che avranno un senso domani. Quindi ritornare agli orizzonti lunghi, perché ci sono tematiche talmente complesse che non possono essere affrontate soltanto nella logica dell'urgenza e dell'emergenza. E la terza parola che possiamo citare, che viene da questa dimensione del tutto è connesso, è quella della sostenibilità. Se tutto è connesso, riconoscere questa interconnessione ci porta a dire che accoglierla e viverla appieno permette di avere un mondo più sostenibile, sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile dal punto di vista economico, sostenibile però anche dal punto di vista umano. Questa sostenibilità umana molto spesso non viene riconosciuta o non viene messa al centro dell'attenzione, ma la sostenibilità umana significa che le condizioni di vita siano tali da poter permettere a ciascun individuo, uomo e donna, di poter esprimere meglio di sé, dare il contributo più grande possibile ed uscire da quelle che sono le trappole della depressione e di tutte le sue conseguenze umane e sociali. Con l'esperienza della pandemia, del lockdown e di tutto ciò che abbiamo vissuto in questi mesi del 2020, ci rendiamo conto quanto la sostenibilità umana sia cruciale per una buona qualità della vita personale, ma questa poi diventa anche una buona qualità della vita di tutta la società. Quindi ha un effetto anche qui moltiplicatore. Due documenti quindi distinti, l'Agenda 2030 e la Laudato Si', per quella che è la loro tradizione da cui vengono, per il modo in cui sono stati scritti, per il pubblico a cui si rivolgono, ma che costituiscono un invito molto forte a riconoscere che il cambiamento che desideriamo da realizzare nella società non potrà mai avvenire se non si prende pienamente in conto questa
interrelazione forte che esiste tra ciascuna di noi come persona, come membro della società e tra quelli che sono tutti i fattori in gioco. Se vogliamo però andare più in fondo, vi è una differenza tra i due documenti che è importante tenere in mente. L'Agenda 2030 declina quindi questa integralità di elementi da considerare, avendo come riferimento un modello che è quello del modello di sviluppo economico che ha segnato l'Occidente nel corso di questi decenni. In fondo vuole proseguire secondo questa linea. La Laudato Si ha invece un altro tipo di modello in mente, un modello in cui lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della vita umana, affrontare le grandi sfide che le società si trovano a dover realizzare e tenere in conto, avviene guardando a quelli che sono gli ultimi. Quelli che sono gli scarti, come dice Papa Francesco, le persone che hanno pagato finora il prezzo più grande, perché non più può essere uno sviluppo che è sostenibile se questo sviluppo viene realizzato a spese di alcuni.